Questa è la storia di un bambino, il cui nome è rimbalzato per anni sulle pagine dei quotidiani italiani. Un nome che però è stato dimenticato. Questa è la storia di un ragazzino di 12 anni, di una madre che non si è mai rassegnata, di una sorella che ha continuato per anni a vedere tra i bambini che giocavano per la strada il suo fratellino. Si chiamava Marco. Marco Giupponi. Sono Black Pralin e racconto storie nere. Febbraio 1967. Marco Giupponi non ha ancora compiuto 13 anni. È nato a Melzo nel 1954. Vive con i genitori e due sorelle ad Albignano di Truccazzano, vicino a Rivolta d'Adda. È cresciuto in un caseggiato di via Chiesa, che gli abitanti del paese chiamano l'albergo, per via delle tante finestre. La mamma, Sandra Cattaneo, di 34 anni, lavora a casa dove dispone di un macchinario per confezionare bobine per la televisione. Il papà Battista, di 47, è un operaio della Stigler. La sorella maggiore ha 15 anni. Lavora come commessa a Cassano d'Adda. L'altra sorella, più piccola, ha appena un anno. All'età di 8 anni, Marco dice alla mamma che vuole diventare prete. I suoi genitori assecondano il suo desiderio e lo iscrivono al seminario della Consolata, a Bevera di Barzago, dove il bambino rimane 2 anni, frequentando la quinta elementare e la prima media. Marco è molto studioso, ma anche estremamente timido, al punto che nel 1966, quando deve dare gli esami di fine anno, sta male e cade in un profondo stato di agitazione. Il rettore del seminario lo fa visitare. Il medico gli prescrive delle pastiglie ricostituenti che però Marco prende tutte insieme, tutto il tubetto, e viene portato d'urgenza all'ospedale per una lavanda gastrica. Il bambino torna a casa in convalescenza. I medici consigliano ai genitori di non farlo tornare più in seminario, dove lo studio è molto pesante, temendo che possa avere una ricaduta. Marco va a studiare da una maestra, la signora Lidia Testa, e a settembre la mamma lo iscrive alla scuola media di Truccazzano. Però lui va di malavoglia, perché in quella scuola, rispetto a lui, sono indietro con gli studi. Marco quelle materie le ha già affrontate in seminario. Nonostante tutto, diventa il primo della classe e viene promosso a pieni voti. Finalmente può godersi le vacanze estive, girare in bicicletta, giocare con gli amici a calcio. Sua grande passione insieme all'Inter. L'estate passa e Marco riprende ad andare a scuola. Nel pomeriggio esce a giocare con i suoi amichetti e gira per il paese in bici. Un giorno la mamma incontra per la strada la proprietaria di un bar, la signora Bonora, che la prende in disparte e le dice qualcosa che la lascia senza parole. «Guardi che ho visto suo figlio con tanti soldi in tasca». La signora Sandra sa che né lei né il marito hanno dato dei soldi a Marco e appena arriva a casa lo trova intento a fare merenda. Non ha neppure il tempo di salutarlo che Marco le chiede che cosa avesse da dirle la signora Bonora. La mamma si arrabbia e gli dice che ha una gran faccia tosta e che piuttosto è lui che deve spiegarle dove ha preso quei soldi, quelli che ha in tasca. «Io ladri in casa non ne voglio», gli dice la signora Sandra. Marco non nega. Anzi, si inginocchia davanti alla mamma e le confessa che lui e il suo amico Emanuele hanno rubato 4.000 lire nella latteria del paese. Dice di essere pentito, chiede perdono alla mamma e aggiunge che andrà a confessarsi. In fondo Marco è un ragazzino che non le ha mai dato alcun problema e lei lo perdona. Arrivano le vacanze di Natale. La famiglia Giupponi è serena, Marco è a casa da scuola fino al 2 di gennaio. Sabato 7 gennaio, la mamma di Marco va a Padova a far visita ad una sorella. Rientra nel pomeriggio, quando il marito è ancora al lavoro. Marco è stato affidato per quel giorno alla sorella maggiore. La signora Sandra arriva a casa intorno alle 18:40. Appena entra si accorge che Marco non c'è. E la figlia le dice che è tornato da scuola, ha mangiato e poi è uscito in bicicletta. Però, la bici di Marco, sua madre l'ha vista un attimo prima, appoggiata al muro della loro casa. Marco quindi è in giro a piedi. Fa molto freddo e lui è uscito vestito leggero,
Ha lasciato a casa il cappotto. Indossa un paio di ciabattine e il suo adorato cappello di lana con i colori dell'Inter. Il tempo passa, ma Marco non è ancora tornato. Per strada non c'è più nessuno. Tutti i ragazzini che giocavano quel giorno per le vie del paese sono rientrati a casa. È quasi ora di cena. Nel frattempo è arrivato anche Battista, il papà del bambino, e ora i genitori sono molto preoccupati e così vanno a cercarlo. Quel giorno, dopo che gli altri amichetti se n'erano andati a casa, Marco era rimasto ancora un po' in giro con Emanuele, un altro ragazzino. Poi si erano salutati, Emanuele era rientrato e Marco no. Ormai è buio. I genitori vanno dai carabinieri a denunciarne la scomparsa. Quella sarà una notte freddissima, con una temperatura che, come riportano i giornali, raggiungerà i 17 gradi sotto lo zero. Al momento della scomparsa, Marco indossava un paio di pantaloni, una maglietta blu, un maglioncino più pesante, un paio di ciabatte e aveva in testa quel berretto con i colori dell'Inter. La notizia della scomparsa del bambino si diffonde e per giorni tutto il paese di Albignano partecipa alle ricerche. Lo cercano tutti, ovunque. La polizia e i carabinieri perlustrano le campagne palmo a palmo, ogni cantina, ogni fienile, ogni pozzo. Ci sono i cani poliziotto e i vigili del fuoco che scandagliano metro per metro le acque del canale Muzza, che scorre a poche centinaia di metri dal paese, nell'ipotesi che il ragazzino sia caduto in acqua, ma di lui non ci sono tracce. Com'è possibile? Dove può essere andato un ragazzino di 13 anni senza soldi, col freddo che fa, da solo? Quel pomeriggio Sandra era andata anche in chiesa. Forse Marco è andato come fa spesso a far visita al parroco, aveva pensato. Ma anche lì suo figlio non c'era. Poi, passando davanti alla latteria, Sandra aveva visto il lattaio dietro il bancone e non appena si era avvicinata, la moglie del negoziante l'aveva informata di qualcosa che era accaduto poco ore prima. Signora, mio marito ha sorpreso suo figlio a rubare 5.000 lire. E lo ha rimproverato. Lui si è messo a piangere, ha cominciato a raccomandarmi che non dicessimo niente a lei e al babbo. Poi è uscito e non l'abbiamo più visto. Dunque, quel pomeriggio del 7 gennaio, il proprietario della latteria del paese aveva sorpreso Marco mentre frugava nella cassa. Con lui c'era anche Emanuele. Non era la prima volta che i due ragazzini entravano nel suo negozio per rubacchiare. Ma questa volta il commerciante li aveva colti sul fatto e li aveva cacciati fuori in malo modo. Marco si era subito scusato, pregandolo di non dire nulla ai suoi genitori, ma l'uomo gli aveva detto che glielo avrebbe riferito e come. L'ipotesi iniziale è che Marco, spaventato e pieno di sensi di colpa, sapendo di averla combinata grossa, non abbia più avuto il coraggio di tornare a casa quel giorno, temendo la reazione dei suoi genitori. Forse si è nascosto da qualche parte ed è rimasto vittima del gelo tremendo della notte. O forse, addirittura, i rimorsi e la vergogna potrebbero averlo spinto a fare un gesto estremo. Ma se così fosse, perché non trovano il suo corpo? Il negoziante è stato interrogato più volte. Il ragazzo si è messo a piangere, mi ha detto che non l'avrebbe fatto mai più, ma di non andarlo a dire a suo padre e a sua madre perché lo avrebbero ammazzato di botte. L'ho lasciato andare senza fargli niente. È uscito di corsa dal negozio. Io non so dove sia andato. Un'altra ipotesi è quella classica dell'immaginario collettivo, secondo la quale a far sparire i bambini sono gli zingari, che li rapiscono e se li portano via con loro. Vengono fermate e perquisite tutte le carovane che si spostano nel Cremasco e nell'Odigiano, ma Marco non c'è. I suoi genitori lanciano appelli al figlio tramite i giornali, sperando che sia da qualche parte, magari aiutato da qualcuno. «Torna a casa, ti abbiamo già perdonato, non vediamo l'ora di riabbracciarti». Dopo 37 giorni succede qualcosa, è metà febbraio e alle 10 del mattino, al bar Sartirana, arriva una telefonata. Un uomo dice al proprietario, il signor Giuseppe Ricci, «Avverta per favore la famiglia Giupponi che nel pomeriggio al più tardi stasera Marco ritornerà a casa». A mezzogiorno arriva una telefonata simile anche ad una macelleria, ma Marco non torna. Emerge una testimonianza importante. È quella di un ragazzo di 20 anni, di Albignano,
il quale sostiene che alle 19:30 del 7 gennaio aveva visto Marco alla periferia del paese. È il mese di settembre e un giorno la mamma di Marco entra nel negozio dove suo figlio è stato sorpreso a rubare quel maledetto 7 gennaio. Non ce la fa più la signora Sandra e inizia a gridare contro il titolare che è ora che le dica dov'è suo figlio, dove ha nascosto il suo corpo. Il commerciante va dai carabinieri e, pur comprendendo il dolore di questa madre, decide di sporgere una querela che successivamente ritirerà. Il 5 dicembre del 1967 i genitori di Marco, disperati, scrivono un accorato appello alla magistratura pregando il sostituto procuratore aggiunto dottor Alberici di aprire una nuova inchiesta. A marzo del 1968 il papà di Marco scrive una lettera ad Angelo Vicari, prefetto della polizia, che invia a Truccazzano un vicequestore per riaprire finalmente le indagini. Viene fatto un appello a chiunque possa dare informazioni utili. Sui quotidiani si legge: chi è in grado di fornire informazioni chiami il 777. Si tratta del primo numero di emergenza di pronto intervento della polizia. Il 19 settembre del 1968 la mamma di Marco, distrutta, fa un altro appello in lacrime ai giornali. Ridatemi almeno il corpo del mio bambino. È atroce vivere nel dubbio, ma ormai mi convinco sempre di più che mio figlio sia stato ucciso. Non mi importa se Marco è morto, voglio solo sapere dov'è finito. Aiutatemi, perché io non ho più lacrime. Sui giornali intanto vengono pubblicati articoli a proposito dei 20.000 minorenni che scappano di casa ogni anno in Italia. La maggior parte fra i 13 e i 16 anni riesce a cavarsela per brevi periodi, una settimana, al massimo un mese. Poi questi ragazzini tornano o vengono trovati. Altri invece non tornano più e si allunga la lista dei ragazzini che hanno incontrato il bruto di turno. Passa un altro anno senza che di Marco ci sia alcuna traccia. È il 28 marzo del 1969. Nei pressi del comune di Moscazzano, a cavallo del confine provinciale fra Crema e Milano, un agricoltore trova dei resti in avanzato stato di decomposizione. Sembrano siano quelli di un bambino, ma non ci sono segni che consentano di riconoscerlo. Potrebbe essere stato nascosto in quel bosco molti anni prima. I carabinieri di Crema stanno controllando le pratiche già archiviate relative ai bambini scomparsi, ma le indagini sono molto difficili. Potrebbe trattarsi di un bambino non residente in quella zona. Per un attimo si sparge la voce che i resti possano appartenere a Marco. La notizia sconvolge ancora di più sua madre, che disperata continua a ripetere ai giornalisti che è certa che suo figlio sia stato assassinato e che lei conosca il nome dell'assassino. Non vuole rivelarlo quel nome. I suoi sospetti riguardano due persone che nella notte della scomparsa di Marco risultarono irreperibili per poi ricomparire soltanto il giorno dopo. Sandra Cattaneo continua a supplicare che qualcuno gli dica almeno dove è stato sepolto suo figlio. Non mi fate morire senza aver trovato le spoglie del mio Marco, chiede. Nel frattempo Battista, il papà del ragazzino, a soli 42 anni, ha subito per la terza volta nel giro di 2 anni un ricovero in un ospedale psichiatrico. Viene accertato che i resti ritrovati nelle campagne risalgano a 30 o 40 anni prima. Non è Marco. Alla notizia la signora Sandra rilascia alcune dichiarazioni ai giornali. Non è vero che il dolore può uccidere, altrimenti io sarei già morta, da 2 anni, dal giorno che mio figlio Marco è scomparso. Se fosse andato sotto un camion o fosse annegato nella muzza, a quest'ora forse mi sarei rassegnata, ma così è terribile. Lo hanno ammazzato e non so dove lo hanno messo. Se quell'uomo mi dicesse dov'è la tomba, lo perdonerei. Non gli chiedo altro che poter andare a pregare sulla tomba di mio figlio. La madre di Marco non riesce a rassegnarsi all'idea di non sapere che cosa sia successo al figlio. Continua ad accusare, nemmeno troppo velatamente, la persona che ritiene responsabile della sua scomparsa. Sandra Cattaneo vuole che le indagini vengano riaperte. Si rivolge ai carabinieri, alla polizia. Tenta di farsi ricevere dal dottor Nardone, il dirigente della Criminal Poll. Ha contattato sacerdoti, giornalisti, chiunque possa contribuire alla riapertura delle indagini. Questa mamma impazzita dal dolore teme di essere lasciata sola con una verità insopportabile. Rassegnarsi al fatto che suo figlio è scomparso e basta, e che di lui non ne resta nulla, per lei è un'ipotesi nemmeno lontanamente contemplabile.
Sandra aveva avuto l'illusione di aver ritrovato Marco. Aveva sperato che quei poveri resti appartenessero a lui. Ogni volta che incontra la persona che pensa sia l'assassino del figlio, urla. Sei tu. Ti conosco. Dimmi almeno dove l'hai seppellito. Una vicina di casa racconta ai giornalisti. Sandra è impazzita, ma lo sarei anch'io al suo posto. La mamma di Marco ha altre due figlie di cui occuparsi. Sul marito in questo momento non può contare. La salute mentale di Battista Giupponi è sempre più precaria. Le dichiarazioni di questa madre, disperata, strappano il cuore. Nessuno ci aiuta perché siamo povera gente. E se non è morto? E se è solo? Se ha freddo? Se ha paura? Ad aprile del 1969, la postina del paese le consegna una lettera. Gliela scritta il padre di Ermanno Lavorini, il ragazzino di Viareggio, morto in circostanze misteriose. Gentile signora, come da sua richiesta, rispondo alla sua lettera in cui mi chiede notizie del mago Gérard Croiset. Intervenne qui a Viareggio tramite il giornale di Roma, il Messaggero, che mandò i suoi incaricati a prenderlo direttamente in Olanda. Sandra Giupponi aveva letto sui giornali dell'intervento di un sensitivo nel caso Lavorini e del nuovo corso delle indagini che aveva proposto alla polizia. La mamma di Marco si è rivolta a Croiset, inviandogli una mappa di Albignano, una fotografia di suo figlio e una lettera tradotta in francese da un prete, ma lui non ha ancora risposto. Sandra è convinta che il figlio gliel'abbiano ucciso e che i resti non si trovino lontano. È fermamente convinta che Marco non possa essere fuggito. Mio figlio aveva ai piedi delle ciabattine. Il cappotto lo aveva lasciato a casa, era vestito leggero. Era un ragazzo che soffriva il freddo, quella sera di gennaio era gelida. Quando tornai da Padova quel sabato 7 gennaio, di ritorno da una visita a mia sorella, trovai la sua bicicletta appoggiata al muro di casa. L'inchiesta sulla scomparsa di Marco Giupponi viene archiviata nel 1968 e la famiglia si oppone senza però ottenere nulla. Alla fine di aprile del 1969, Sandra, disperata, scrive a Saragat, presidente della Repubblica. Questa è la lettera pubblicata dai giornali. Signor Presidente, sono una mamma disperata che ormai non ha più lacrime. Da più di 2 anni, precisamente come avrà forse appreso dalle cronache dei giornali, dalla sera del 7 gennaio 1967, mio figlio Marco, di 12 anni, è misteriosamente scomparso da casa. Vane sono state le ricerche intraprese dai carabinieri e dalla polizia. Marco è l'unico figlio maschio. È sparito, di lui non ho più saputo nulla. È possibile ed è giusto, signor Presidente, che una madre non possa neppure ritrovare il corpo del suo bambino? Mi creda, è atroce vivere nel dubbio che il proprio figlio sia stato ucciso. Comunque non importa se è morto. Voglio solo sapere dove è finito. La supplico, signor Presidente, mi aiuti lei. Ormai non so più a chi rivolgermi. Nel giugno del 1969, a 29 mesi dalla scomparsa di Marco, Sandra scrive al procuratore generale della Repubblica di Milano per richiedere la riapertura delle indagini. Mio figlio Marco era un bravo ragazzo, anche se come tutti i giovani poteva fare qualche sbaglio. Sono sicura che non è scappato, ma che gli è successo qualcosa. Spero con tutto il cuore che sia ancora vivo, ma se così non fosse vorrei almeno trovare il corpo. Vorrei andare su una tomba per pregare. Anche questa ennesima richiesta di Sandra Giupponi non porta a nulla, ma lei non si rassegna e dopo 2 mesi scrive di nuovo al Presidente della Repubblica. Non riesce a darsi pace la mamma di Marco, soprattutto dopo che i giornali e la televisione hanno riportato la notizia della tragica fine di Maria Teresa Novara, la ragazzina di Villa Franca d'Asti rapita mesi prima. A casa Giupponi, da oltre 2 anni non si vive più, si sopravvive in una lenta agonia. Tempo prima era arrivata una telefonata che aveva riacceso la speranza. Una voce aveva detto che Marco si trovava a Genova. Battista e Sandra Giupponi erano partiti subito, ma quella telefonata era solo uno scherzo di qualche idiota senza cuore.
Nel 1970 qualcuno informa la polizia che una donna ricoverata in ospedale vicino a Milano avrebbe raccontato ad un'altra paziente di sapere che Marco Giupponi, il bambino scomparso 3 anni prima, era ancora vivo e che lo aveva visto nei giorni precedenti. Raggiunta dagli uomini del questore Mario Nardone, che dirige le indagini, la donna ammette di essersi inventata tutto. Il dottor Nardone, che dirige il nucleo di polizia criminale per l'Alta Italia, rilascia ai giornali alcune dichiarazioni. Un bambino di 12 anni non scompare in questo modo da un momento all'altro. C'è un mistero che ancora non siamo riusciti a chiarire. Certo è che non ci siamo rassegnati. La questione per noi non è chiusa. Intanto al cimitero di Albignano compare un cartello che dice: «L'anima di Marco Giupponi è in cielo. Il corpo dov'è?» I carabinieri sospettano che quel cartello lo abbia scritto la mamma di Marco, che non si rassegna, ma lei nega, ma sia chiaro, che non si metterà mai il cuore in pace, come tutti le suggeriscono di fare, compresi i carabinieri. È novembre del 1971. L'Italia è sconvolta dalla scomparsa di 2 sorelline di Marsala, in Sicilia. Ogni volta che in qualche tragedia sono coinvolti dei bambini, la famiglia di Marco rivive ennesimamente quel dolore che diventa ancora più pungente. La mamma arriva addirittura ad affermare pubblicamente di invidiare i genitori che oggi hanno una tomba su cui piangere. Sandra Giupponi dice ai giornalisti: «La speranza di una madre non può esaurirsi, ma sento ormai che il mio bimbo non è più vivo. Ogni volta che mi chiamano, che suonano alla porta o al citofono, corro con il cuore in gola. Aspetto di sentirmi dire che Marco è stato trovato da qualche parte, ucciso e martoriato. Il desiderio più grande che mi è rimasto ormai è quello di rivedere i suoi resti, non chiedo molto. Ma il destino mi nega anche questa tragica consolazione. Io vivo da 8 anni con la stessa angoscia che prova in questo momento la mamma di quelle 2 bambine di Marsala che non sono ancora state ritrovate. Per lei probabilmente sarà questione di ore, di giorni. Lei saprà la verità. E il mio incubo invece sembra destinato a non finire mai». La signora Sandra nel frattempo ha cambiato lavoro. Fa l'operaia in uno stabilimento dove si stampano cravatte. Suo marito, che è rimasto vittima di un grave esaurimento nervoso, al lavoro non ci può più andare. La figlia maggiore ha 19 anni. Una sera, tornando dal lavoro, ha visto un gruppo di bambini che giocavano a pallone e le è sembrato di vedere Marco tra loro. Ne era così convinta che gli è corsa incontro, senza ricordarsi che Marco, se fosse vivo, non sarebbe più un bambino, avrebbe 18 anni. Nella mente dei suoi genitori e della sorella, lui è rimasto un bambino. La ragazza lo sogna spesso, si sveglia di soprassalto, chiama la madre piangendo e le dice: «Mamma, ho visto Marco per la strada». Ormai sono incubi, perché anche lei sa che Marco non c'è più. L'altra sorella, la più piccola, quando il ragazzino è scomparso aveva 1 anno e nemmeno lo ricorda. La famiglia Giupponi si è trasferita in un appartamento a Cassano d'Adda. La casa è piena di ricordi di Marco. Ci sono le sue foto mentre gioca all'asilo, il giorno della prima comunione, accanto all'arcivescovo di Milano, Giovan Battista Montini, durante una partita di calcio, all'oratorio, con la maglia dell'Inter. E anche l'ultima fototessera scattata per l'iscrizione alla seconda media, 1 mese prima della scomparsa. Sandra Giupponi ha voluto lasciare Albignano perché ha ancora quel chiodo fisso che non la lascia vivere. È ancora convinta di sapere chi ha fatto male al suo bambino. Con quel pensiero nella mente non ce la facevo più. Ogni volta che mi trovavo di fronte a quell'uomo per me era un supplizio. Di notte non riesco quasi a dormire, rimango con gli occhi aperti nel buio a torturarmi. È vivo? È morto? Dov'è? Perché l'hanno ucciso? E quando riesco ad assopirmi, sogno Marco pallido con la faccia spaurita che mi chiama e mi chiede aiuto. È il 3 luglio del 2008. Sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicata una richiesta di dichiarazione di morte presunta. Si legge: «In seguito al ricorso per dichiarazione di morte presunta riguardante Giupponi Marco Benvenuto, nato a Melzo, Milano, il 12 settembre 1954 e scomparso il giorno 7 gennaio 1967, il presidente del Tribunale Civile di Milano, sezione nona, in data 11 aprile 2008, ha ordinato la pubblicazione del presente avviso, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire presso la cancelleria del suddetto tribunale entro 6 mesi dalla pubblicazione di codesto annuncio».
9 gennaio 2010. Gazzetta Ufficiale. Ritenuto che, essendo decorsi i termini di legge, l'istanza deve essere accolta e la dichiarazione di morte presunta va dichiarata all'ultima ora del giorno al quale risale l'ultima notizia della persona scomparsa, cioè 7 gennaio 1967. Per questi motivi, visti gli articoli 58 del Codice Civile, 728 e 729 del Codice di Procedura Civile, viene dichiarata la morte presunta di Giupponi Marco Benvenuto e si dispone la pubblicazione per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel giornale Il Giorno e nel giornale L'Avvenire. Firmato Avvocato Gianpietro Crippa.